10, il parziale di un terzo periodo nel quale il basket Roseto non è riuscito minimamente a ritrovare aggressività e ritmo in una partita in cui invece Livorno ha sbagliato davvero poco, anzi quasi niente. In campo per il quarto periodo c'è Busca insieme a Casoli, è tornato Martinez con Malaventura e Cavaliero, quindi squadra molto piccola per coach Kaya, che concede qualche istante di riposo a un Jason Capel che probabilmente stava cominciando a vedere davvero le stelle. Dall'altra parte l'attacco di Casoli viene fermato fallosamente da Gomez, che è in campo insieme a Trautmann con Dobbins, Abbio, naturalmente il veterano della squadra, e Nelson Inglés, che completa il quintetto, quindi riposo anche per un Antonio Porta, che ha un po' acceso e spento, ma quando acceso lo ha fatto come? Ah, sicuro, però comunque la notizia più positiva, a parte ovviamente il punteggio a questo momento per Paolo Moretti, che chiunque lui abbia messo in campo ha risposto, chi più chi meno, però ognuno ha portato il proprio mattone, ed è proprio questa la filosofia di questa squadra. Come dicevi tu, non ha la prima punta, non ha la stella, ha bisogno però che ognuno faccia il suo mestiere. E questa sera tutti hanno fatto molto bene il proprio mestiere. Adesso Abbio va a giocare il pick and roll, allarga il movimento Casoli e commette fallo. Andiamo a rivedere. È in ritardo con l'uscita, con la gamba soprattutto. C'è stato il contatto per gli arbitri, fallo di Casoli. Trautmann non va da Inglés, ci va soltanto adesso. Arriva il raddoppio di Martinez. Inglés capisce che i lunghi avversari sono a 10 metri dal canestro, si butta dentro. Qualcosa succederà, succede che arriva il fallo sul recupero difensivo. Una buonissima penetrazione, lo scarico di Inglés, bravo. Poi Trautmann, che abbiamo detto, è molto bravo a mettere la palla per terra lì dentro, trovare soluzioni. In questo caso c'era molto spazio per lui per andare fino in fondo, è andato a subire il fallo. E probabilmente nasce anche dal fatto che dicevamo delle sue braccia lunghe, ma soprattutto il fatto che supera di poco i due metri, quindi sostanzialmente può avere i movimenti di una guardia, avendo le dimensioni quasi di una guardia. Ma sì, è rapido, poi comunque il baricentro è abbastanza basso e usa bene il compasso delle gambe per proteggersi, non in questa situazione ma in generale, per cui è un giocatore che sfrutta bene la sua mobilità in mezzo all'area. E fa uno squat quasi completo quando tira i tiri liberi, si abbassa tantissimo sulle gambe prima di andare alla conclusione. Certo, da come l'abbiamo descritto, se qualcuno non lo vede pensa che sia una roba strana, perché braccia lunghissime, baricentro basso, dice mamma mia che è. L'attacco per Roseto, 11 secondi a disposizione della squadra di Ekaia, il lob a pescare Martinez che lavora in post basso, arriva ma soltanto di disturbo l'aiuto di Inglés, ma continua la serataccia per il basket rosetano. L'errore di Jack Martinez in una di quelle azioni in cui normalmente il dominicano si porta a casa anche il ferro. La ricezione per Trautmann, gli sporca il possesso Casoli, arriva il raddoppio di Cavaliero, riapertura per Inglés che naturalmente ha lo spazio per il tiro. Ha letto bene, ha visto partire il tiro, è andato a rimbalzo con grande atletismo dal lato debole, ha preso bene il tempo, è riuscito a stare in aria e fare questo boomerang. E il pubblico del Pala Algida, che stava cominciando a rilassarsi, si è risvegliato di colpo, perché è stato veramente un numero di altissima scuola quello di Dobbins, il raddoppio difensivo con riapertura per Malaventura che si arresta sulla linea di fondo e trova il canestro. Matteo Malaventura sta cominciando a mettere qualche punticino nel proprio score, ma la partita ormai è saldamente nelle mani di Livorno. Dobbins riesce a tenere il possesso, si trova davanti Busca, va da Trautmann in post basso contro Martinez, molto fisico lo scontro fra i due, poi Martinez abbassa leggermente la mano sinistra, qui andiamo a rivedere, intanto il tiro è sbagliato, da non so quale pianeta arriva il signor Dobbins. Eh sì, bravo soprattutto a mantenere il salto, perché la sensazione è che fosse leggermente in anticipo, e infatti riesce con un colpo di reni praticamente a rimanere in aria, a fare questa cosina, niente male. Mamma mia, veramente impressionante la schiacciata di Dobbins. Si divertono anche Dell'Agnello e Moretti, per una volta rilassati sulla panchina di Livorno, naturalmente molto meno rilassato Attilio Kaya, che dovrà lavorare in settimana non tanto da un punto di vista tecnico quanto sulla testa di una squadra
che si è preso una gran spazzolata. Eh sì, e questa poi è comunque una partita che pesa, dicevamo all'inizio, chiaramente uno scontro diretto per non rimanere invischiati nella lotta retrocessione. Con questa Livorno si porta 2-0 su Roseto e 4 punti avanti. Io dico, l'ho dato già per vinta, è vero che sono 33 punti, 7 minuti e mezzo. Vabbè che si vede tutto nella pallacanestro, però questo mi sembrerebbe francamente un po' troppo. Però, dicevo, andrebbe comunque a 4 punti e 2-0 su Roseto. Questo sarebbe un grosso passo avanti per la squadra di Paolo Moretti. E sarebbe la terza vittoria interna per Livorno. Moretti proprio nelle dichiarazioni degli ultimi giorni diceva: io capisco il nostro pubblico, magari visto che è dal 4 di dicembre che non si vince più su questo terreno. Hanno vinto la seconda di campionato contro Roma e poi appunto il 4 di dicembre contro Cantù. Pubblico che peraltro ha continuato a venire a seguire la pallacanestro, perché ricordiamo che comunque questa resta una terra di basket. Eh beh, decisamente, questa ha tradizione e storia come pochi altri posti in Italia. E ricordiamo poi quando c'erano due squadre, addirittura ci si ricorda di sfide, di derby terrificanti, un pubblico caldissimo, un campo davvero molto difficile. Tu ne sai qualcosa, dove venire a giocare tra l'altro ai tempi, Davide? Beh, sì, giocare al Palazzetto Vecchio era sicuramente una bella esperienza, specialmente se ci venivi con la maglia di Milano, poteva essere una roba abbastanza traumatica se non eri abituato. C'è Jack Martinez pronto ad andare in lunetta. Dicevamo, Jack Martinez aveva iniziato piuttosto bene la sua gara, aveva dimostrato di aver ritrovato un po' di aggressività, poi si è lentamente spento con l'andare della serata e insieme al resto della sua squadra si è fatto un po' travolgere da questa ondata amaranto che ha colpito la squadra di Paolo Moretti. Adesso va a segno con i tiri liberi, ma il vantaggio livornese rimane sempre talmente ampio che davvero soltanto un miracolo potrebbe portare Roseto al recupero e al successo in questa serata. Livorno che tra l'altro adesso ha anche un grande amico nel cronometro, Trautmann, prende il tiro da tre, lo mette anche lui. Allora questa è una di quelle serate in cui davvero qualunque cosa uno cerchi di fare riesce a farla. Shevon Trautmann, giocatore che in tutta la stagione aveva preso 10 tiri da 3 mettendone 3, questa sera ha alzato la mano una volta da 3 e l'ha messa. Ha preso fiducia, tra l'altro ha preso fiducia anche Dobbins dalla schiacciata in precedenza, ad addirittura stoppare Martinez. 11 su 21 da 3 per Livorno, altra stoppata e altra stoppata e siamo a 3 in una singola azione, 2 di Dobbins, 1 di Trautmann, poi arriva il fallo di Casoli, game 7 match per il basket a Livorno e probabilmente non da adesso. Bisogna spiegare a Dobbins che certe volte, anche se salta meno di un metro, può bastare, perché anche qui ha fatto un salto totalmente insensato. Stavo dicendo 11 su 21 da 3 per Livorno e guardando le statistiche gli unici a non aver tirato da 3 sono stati Gomez, è abbastanza normale, e proprio Tony Dobbins. Gli altri hanno tutti tirato, solo Fantoni non ha segnato da 3 punti. Comunque direi una prestazione corale di altissimo livello per Livorno, sia difensiva che offensiva. Ha funzionato, credo, veramente tutto quello che Moretti ha preparato. Chiaramente Roseto, soprattutto a livello di energie, secondo me era abbastanza sotto il livello abituale. Abbiamo detto rotazione accorciata, una squadra che comunque ha lavorato bene con Kajer, sicuramente migliorata, però è proprio anche mentalmente, a livello nervoso, dopo un primo quarto dove ha tenuto bene, è stata travolta da Livorno, non ha proprio trovato le energie per reagire e adesso sta continuando ad andare di male in peggio. Funziona veramente tutto per Livorno e niente per Roseto. La sensazione poi è che proprio a causa di queste rotazioni estremamente accorciate ci sia comunque stanchezza fisica. Sappiamo che la stanchezza fisica porta comunque anche a quella mentale. In più, quando tu fai una serie di partite in cui tieni magari per tre quarti, magari per tre quarti e mezzo, e poi è proprio la stanchezza che non ti permette di tenere oltre, alla fine anche questo ti logora un minimo mentalmente. No, ma sicuro, però proprio un discorso sia fisico che psicologico oggi per quanto riguarda Roseto. Però ripeto, va anche detto che dall'altra parte Livorno ha lavorato veramente bene, ha messo molte energie. Chiaramente lei è successa la cosa opposta, nel momento in cui è riuscita a mettere la partita nei binari migliori per lei è riuscita poi a trovare magari anche più energie, soprattutto nervose,
soprattutto a rischiare certe cose, a fare tante cose, le cose hanno cominciato a funzionare, a andare bene, e questo ti fa ancora guadagnare fiducia, lavori sempre con maggiore intensità. Sì, in effetti Livorno ha interpretato davvero alla perfezione questa partita, torna in lunetta Cevon Trautmann che è già a quota 18 punti nella sua serata, settima gita in lunetta, 5 su 6 prima di questa sera, ci sono anche 5 rimbalzi e 5 falli subiti per questo giocatore che continua il proprio lavoro e può arrivare al ventello, ma dicevamo in precedenza che la distribuzione dei punti comunque per questa squadra ha sempre diverse variabili, non c'è mai un giocatore che sia sempre quello che segna più degli altri. In questa serata fino ad ora si tratta di Cevon Trautmann che è arrivato adesso a quota 20 punti. Ci sono ancora 5 minuti di partita da giocare, Roseto parte in questi 5 minuti in una posizione davvero molto punitiva, altra palla persa per Daniele Cavaliere, come giustamente diceva Davide Pessina, quando piove grandina. E ci sono anche delle palle perse, di quelle che non succede mai, ma che nascono proprio da le gambe che non seguono la testa, la testa che non comanda più le gambe. Sì, no, semplicemente Roseto proprio non ha mai preso il ritmo di questa partita, sembra mezzo secondo indietro sui giocatori. Anche un giocatore che adesso come Leo Busca, ottimo giocatore molto esperto, che io credo che abbia fatto partire dalla panchina stasera, perché lui è molto bravo a spezzare le partite cambiando il ritmo, non è riuscito a farlo. Questo è abbastanza emblematico della situazione di stasera di Livorno, di Roseto. È anche vero che probabilmente è talmente brutta che non può essere vera, perché io credo che verrà accantonata Livorno Roseto sicuramente nelle prossime giornate saprà far meglio, anche perché comunque conosco bene Caia come allenatore, saprà dove e come far lavorare la sua squadra, sicuramente la farà lavorare tanto, su questo posso metterci la firma adesso. Anche Gomez va a segno, non da tre punti, comunque da 6 metri per Gomez, 3 su 3 dal campo e 6 punti. Callan riapre per Busca, difficile la ricezione per il playmaker che trova in ritmo invece Capel, e arriva la tripla per Jason Capel, continua comunque a giocare la formazione rosetana che arriva a quota 60 punti, ne ha però concessi 95 in poco più di 35 minuti all'avversario, e questo è davvero il guaio che Attilio Caia dovrà analizzare in questa serata. Noi adesso stiamo parlando naturalmente un po' dei demeriti di Roseto, continuiamo a dire che bisogna valutare gli strameriti di Livorno. No, sicuramente abbiamo sottolineato anche questo, e sono pronti anche i giovani ad entrare da parte di Paolo Moretti. Dicevo ma Livorno sicuramente ha interpretato in una maniera migliore questa partita, preparata bene, visto che ha fatto tanta zona nella partita precedente, ma anche nelle partite precedenti Roseto l'ha attaccata molto bene quando c'è stata, soprattutto nel primo tempo, però l'ha spezzata con la difesa, l'ha spezzata con questi recuperi che le hanno permesso di correre lei e di non subire il ritmo di Roseto, e questo fatto di segnare tanto i contropiedi chiaramente fa sì che Roseto avesse meno possibilità di farlo a sua volta, e questo ha limitato molto l'attacco. Però partita praticamente perfetta da parte di Livorno. E avete visto Ingles che dava istruzioni ai giovani Aspidi con il numero 8 e Cantagalli con il numero 13, schierati da Paolo Moretti, un po' di passerella per i suoi giovanissimi da parte del più giovane allenatore di Serie A, ha soltanto un mese e mezzo meno di Pino Sacripanti, ma è comunque il più giovane di tutta la Serie A, prima stagione ai massimi livelli per Paolo Moretti. Una mezza scommessa da parte della società livornese, quella di assegnare una squadra di Serie A a un giocatore che non aveva alcuna esperienza di massima serie, ma è anche stato un allenatore che ha avuto vicino a sé una società che lo ha sempre lasciato lavorare molto tranquillamente e che comunque è sempre stato un personaggio di carisma. Ma questo è sicuro, poi un giocatore è stato giocatore con una grande carriera, già quando giocava era uno comunque molto lucido, molto presente, ha fatto la gavetta, è andato a Catanzaro, ha fatto comunque serie minori, un po' di esperienza, poi è chiaro che ci vuole un po' di coraggio, soprattutto in società come queste, dove non puoi magari andare a cercare grandi nomi proprio per un discorso di budget. L'anno scorso con De Raffaele, che aveva lavorato comunque bene, è andato a Reggio Calabria, c'era posto libero, hanno chiamato Paolo Moretti, non dimentichiamo in panchino un altro ex grandissimo giocatore come Sandro Dell'Agnello, per cui onore a Crippa, anche lui ex grande giocatore, che ha creato questa situazione, ha dato la possibilità a Moretti e a Dell'Agnello a mettersi alla prova, secondo me stanno lavorando comunque bene.
Stai facendo un discorso tipo spazio agli ex giocatori? Sto tirando la volata, dici. Ma un tantinello. Suona sospetto. No, beh, però a parte quello, non sempre c'è lo spazio, sì, e Moretti se lo sta meritando, perché comunque la sua squadra sta giocando anche Spezzoni, buonissima pallacanestro. Chiaramente anche lui ha bisogno di crescere, di imparare, però ripeto, sia come persona, come ex giocatore, come allenatore, io penso che si meriti sicuramente il meglio. E adesso naturalmente si vogliono coinvolgere i due bimbi della squadra nel gioco, anche perché così almeno ci saranno i pasticcini assicurati prima del prossimo allenamento. E arriva il fallo subito da parte di Alberto Aspidi, 3 febbraio 1988, data di nascita, beato lui, aggiungerei. Il ragazzo è veramente tanto giovane, naturalmente proviene dalle giovanili, anzi fa ancora parte delle giovanili della squadra di Paolo Moretti, e adesso tira i primi 2 tiri liberi della sua carriera da professionista. È un bel momento. Tu te li ricordi i tuoi primi tiri liberi? Forse no, però c'è un altro bel momento, il tempo sta andando avanti, non so perché, va bene che la partita è finita, però sì, è vero che qualcuno fermi il cronometro, fermate il tempo. Oh, grazie. Ecco, l'hanno fermato adesso, hanno rubato qualche secondo, credo che la cosa comunque non disturbi nessuno, perché tutto sommato sul 97-61 no, credo, no, proprio comunque, che tornando alla tua nessuno. Domanda, no, onestamente i primi tiri liberi non me lo ricordo. Non ti ricordo. Primo canestro? No. Basta, finisce. Che memoria hai? Sono 92 anni, sono mica dell'88. Ah, è no, vero, dimenticavo. Però no, mi ricordo forse l'esordio assoluto era quando giocavo a Torino in casa con Trieste. Vabbè, lasciamo perdere. Esatto, forse sto inventando. 1:44 per chiudere la partita. Anche Attilio Caia ha dato spazio alle sue, tra virgolette, seconde linee. Intanto qui vedete l'esultanza di Paul McPherson ai primi punti da pro realizzati dal suo giovane compagno di squadra. Intanto il tempo si è fermato. Bellissimo. Un'altra volta con un tantinello di ritardo, vabbè, comunque c'è ci, mandano, che parte, ci mandano a casa prima, non lo so, non ci vogliono più tra i piedi evidentemente qui a Livorno. Dicevo, anche Caia ha svuotato la propria panchina, ha messo in campo Francesco Chiavazzo per questa chiusura insieme a Grillo, anche perché queste, viste le serate malefiche come queste, manca soltanto che un tuo titolare poi magari abbia dei problemi, lasciamo perdere, la partita è strafinita, e quindi facciamo fare un po' di esperienza a questi ragazzini. Eccolo Chiavazzo che riceve, non ha l'angolo di passaggio per Cavaliero, deve andare da Grillo, ultimi 5 secondi per l'azione di Roseto. Grillo spezza il raddoppio e allo scadere dei 24 secondi va a mettere il canestro. Fino a questa sera per lui 0 su 1 da 3 in 14 minuti totale di campo, quindi anche per lui è arrivato il primo canestro da pro. Beh, bravo, grande coraggio, grande lucidità, anche ha visto mancavano 3 secondi, c'era lo spazio per la penetrazione, adesso qui tutti larghi per far tirare il ragazzino. Eh beh, è normale che sia così, anche se poi il ragazzino non tira, ma c'è l'assist per lui che manda alla tripla Nelson Ingles. Era uno di quelli che non si erano ancora iscritti al festival, adesso lo fa. Dall'altra parte va al capolinea invece Daniele Cavaliero, ultimi 42 secondi di una partita che è finita purtroppo per i rosetani, fortunatamente per i livornesi, ormai da molti molti minuti. Ultimo attacco per Livorno, arriva anche il tentativo da tre di Cantagalli, per lui invece appuntamento rimandato con... No, beh, ci sarà ancora un attacco per Livorno effettivamente, quindi non è... potrebbe arrivare anche per lui l'appuntamento con il canestro. Tutti in piedi al Pala Algide ad applaudire, probabilmente la miglior Livorno di questa stagione. Beh, sicuramente una Livorno di alto livello, ha giocato bene, soprattutto in casa, è riuscita finalmente a far vedere al suo pubblico che questa squadra è una squadra a cui bisogna comunque credere, dare fiducia, perché è una squadra comunque che ce la mette sempre tutta, questa è la sensazione. Poi può vincere o può perdere, però è una squadra che lavora, che dove tutti le remano dalla stessa parte, e stasera finalmente ha dato una soddisfazione a casa sua, al suo pubblico, che ha visto una buonissima squadra. Ha visto una buona squadra, ha visto un basket estremamente divertente ma anche estremamente concreto da parte della propria squadra. Si continua intanto a correre per il campo e Porta va a completare il punteggio sul 104-67.
Livorno stravince una delle sfide più delicate della propria stagione, tutti in piedi ad applaudire una squadra che ha messo 104 punti a referto contro il 67 degli avversari. Grandi abbracci a bordo campo. Ci sono 14 punti per Williams, 20 per Trautman, 11 per McPherson, 10 per Recker, 11 per Tommaso Fantoni, 12 per Abbio, 9 per Porta, tutti a referto, i giocatori schierati in campo da parte di coach Moretti. Questo è il motivo per cui questa sera il nostro MVP è il Basket Livorno.